Ciao a tutti, Yahoo! Enrico, mi chiamo Enrico e questo video servirà a proporvi, a passare in rassegna, insomma, tutta una serie di frasi, espressioni che potrebbero risultare utili durante la spesa al supermercato, ok? Sia che si tratti di Netto, di Rewe, Superbrugsen, Fötex, insomma, il vostro supermercato di fiducia, d'accordo? Ecco, si tratta di frasi che potrebbero essere rivolte a voi, domande che commessi, cassieri fanno a voi, domande o meglio comunicazioni che sentite all'altoparlante, potrebbero anche essere domande che fate voi ai commessi o ai cassieri, d'accordo? Quindi, senza ulteriore indugio, entriamo nel dettaglio. Allora, cosa importante, quando entrerete in un supermercato danese, forse vi è anche già capitato, quindi avrete già la vostra esperienza riguardo, spesso all'ingresso c'è uno strano macchinario che ritira le vostre bottiglie e lattine vuote, di vetro, di plastica, lattine appunto anche, quello si chiama Flask Automate, in danese, Flask Automate, l'automa delle bottiglie. E a cosa serve? Appunto a ritirare le vostre bottiglie vuote e a rilasciarvi uno scontrino, insomma, con il valore praticamente della caparra che voi avete pagato quando avete comprato queste bottiglie, lattine varie. Ecco, il problema dei Flask Automator è che ogni tanto si bloccano, oppure sono pieni, ok? C'è bisogno di un addetto che venga lì un attimo a mettere a posto la situazione. Ecco, come fate a sapere se l'addetto è in arrivo? Lo sentirete all'altoparlante, molto probabilmente. Vi capiterà probabilmente di sentire il medarbeiter si flask automaten. Ripeto, il medarbeiter si flask automaten. Ora sappiamo che flask automate è l'automa delle bottiglie. Adesso abbiamo questo pezzettino più, Medarbeiter, che è un addetto. Quindi stanno chiamando l'addetto all'automa delle bottiglie. Quindi siete salvi. Una volta consegnate tutto ritirato il vostro pent, perché è così che si chiama il vuoto a rendere praticamente, potete finalmente entrare in negozio. Vabbè, in verità alcuni supermercati il Flask Automate ce l'hanno in fondo al negozio. Vabbè, poco importa, poco cambia. Entrati nel negozio, vabbè, probabilmente non vi capiterà di interagire molto con i commessi, perché vabbè, i prezzi sono tutti segnati, in teoria le varie corsie sono tutte segnalate. E comunque riuscite a vedere quello che state cercando, però non so, potrebbe comunque capitarvi di aver bisogno di aiuto. E come facciamo a chiedere aiuto ad un commesso? Beh, iniziamo innanzitutto attirando la sua attenzione, e dicendo Onskyl. Questa è una parola che significa scusa. O anche scusi, in verità la differenza non si pone in danese perché si danno tutti del tu, quindi non dovete preoccuparvi di utilizzare lei al posto del voi, no. Onskyld, punto, funziona con tutti. Una volta che avete attirato l'attenzione dicendo Onskyld, e ripeto Onskyld, potete passare a porre la vostra domanda. Potrebbe essere ad esempio Can you help me? Can you help me? Questo significa puoi aiutarmi? Puoi darmi una mano? Detto un po' più lentamente sarebbe Can you help me? Can you help me? Puoi aiutarmi? E poi vabbè, dite quello che vi serve, insomma, potrebbe essere, non lo so, Voke a fine pasta. Ovviamente, è necessario sapere queste cose. Voke a fine pasta, cioè dove trovo la pasta?
Vo kea fena. E poi quello che cercate. Potrebbe essere la pasta, potrebbe essere sugar, lo zucchero, potrebbe essere salt, sale, grøntsager, verdure, brød, pane, eccetera, eccetera. Quindi questo è un modo per chiedere aiuto, potrebbe anche essere che volete semplicemente dire posso chiederti una cosa? Posso farti una domanda? E allora direte di nuovo onskyld. Må jeg spørge om noget? Må jeg spørge om noget? Posso chiederti una cosa, letteralmente, posso chiederti qualcosa, cioè farti una domanda? Altra frase utile, altra domanda utile che potresti voler chiedere è: Hvad koster det? Hvad koster det? Cioè, quanto costa? Può capitare che magari un prodotto non abbia l'etichetta del prezzo. È vero che in giro per i supermercati molto spesso ci sono degli scanner, però magari ogni tanto neanche quelli funzionano. Quindi magari siete curiosi e potete chiedere: Ve costa de? Quanto costa? Perfetto. Adesso avete riempito il vostro carrellino, con la vostra spesa, siete pronti per andare in cassa, ma orario di punta e c'è un macello di gente, ok? Una frase che in queste situazioni può rivelarsi utile è se c'è gente un po' sparsa qui e là, è chiedere, ma la prima persona, insomma, che sembra essere in fila, potreste voler chiedere, lei è in fila? Ripeto, in italiano dico lei, però in verità in danese non ci sono differenze, per quanto riguarda l'uso della forma di cortesia, si danno del tu e basta. Quindi come facciamo a dire scusa sei in fila? Ritorniamo al nostro bellissimo onskyld e poi aggiungiamo sto du i kø. Sto du i kø. Stai letteralmente stai in fila, sei in fila. Quindi onskyld. Sto du i kø. L'altra persona vi dirà: Jette køer jeg? Sì, sono in fila. Oppure: Nei, te køer ikke? No, non sono in fila. Oppure vi dirà semplicemente: Je? Sì, nei, no. Ecco, in questi casi, cioè quando c'è molta gente che deve andare alle casse, chiaramente i cassieri non sono completamente ciechi, ok? Molto probabilmente chiederanno una mano e anche qui molto spesso potrebbe essere che sentirete l'annuncio all'altoparlante che avvisa la clientela che sta arrivando un addetto ad aprire una nuova cassa, e il messaggio che sentirete può variare, però in linea di massima è questo: Il medarbejder til kasseåbning. Ripeto, in medarbejder til kasseåbning. Qui ritorna al famoso medarbejder che avevamo visto prima per l'automa delle bottiglie. È di nuovo l'addetto, però stavolta sta andando non più al fleskautomat, ma sta andando alle casse per il kasseåbning, cioè per l'apertura della cassa. D'accordo? Una volta arrivato potrebbe essere che l'addetto in questione voglia attirare l'attenzione della clientela, e dirà qualcosa del tipo: Ja åbner kasse 3. Apro la cassa 3. Poi, vabbè, a seconda di quanto è grande il negozio, potrebbe esserci una kasse 2, 3, 4. Scusate, ho sbagliato. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E chi più ne ha più ne metta, ok? Comunque il numero 1 è EIN, d'accordo? Quindi EIN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cioè abbiamo fatto i numeretti dall'1 al 10. Ok, quindi a questo punto siete finalmente arrivati in cassa e mettete tutto sul nastro, e quando tocca a voi il cassiere passerà tutti i vostri prodotti, li scansiona tutti quanti e
Potrebbe essere che prima di emettere lo scontrino vi chieda e la seno oppure vara elas no, ripeto, elas ena oppure vara elas no. Questi sono entrambi dei modi per chiedere al cliente se vuole dell'altro. Questo perché? Perché ogni tanto in cassa è possibile acquistare dei liquori superalcolici, medicinali a volte, che stanno tutti dietro una vetrina a cui ha accesso appunto solo il cassiere, quindi è per quello che potrebbe domandarvi se volete dell'altro. Se non volete niente rispondete Nightzack. Nightzack. Cioè, no, grazie. Oppure direte Yeah, Zack. Sì, grazie. E qui per dire che cosa volete ci sono diversi modi e vanno tutti quanti bene. Anche qui quando si fa una richiesta, quando, per ottenere qualcosa, per comprare qualcosa in Danimarca, non ci si perde troppo in formalità, cioè non c'è il condizionale, non ci sono formule convenevoli, un po' più cortesi, no, vanno dritti al sodo e non è percepito come atteggiamento rude, anzi è proprio il loro modo di fare. Quindi come facciamo a dire vorrei la cosa tal dai tali? Diremo jaske he, jaske he. Questo è il modo. Jaske he, non so, in flesk kameltensk, una bottiglia di kameltensk. Quindi jaske he. E poi dite cosa volete. Ok, questo era un modo, potreste anche dire Javegane he. Javegane he. È uguale a Yaske he. Vedete voi quale vi risulta più semplice da apprendere, da utilizzare. Una volta che avete concluso anche questa parte, allora il cassiere vi dirà il prezzo finale, d'accordo? E lo dirà o leggendo il numerino e basta, quindi che ne so, 30 krone, 30 corone. Oppure potrebbe dirvi una cosa del tipo so skal jeg bede om 30 krone. So skal jeg bede om 30 krone. Che non vuol dire nient'altro se non letteralmente a questo punto le chiedo 30 corone, d'accordo? Che in italiano non ha molto senso, però letteralmente è questo che significa la frase, cioè vi sta chiedendo di pagare. L'importante, la parola principale è quindi questo krona, che sono le corone, quindi quando sentite questa, ah ok, adesso è il momento di pagare. Fatto questo, ecco, in Danimarca è molto 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 comune usare la carta al posto dei contanti, quindi di solito una volta che vi hanno comunicato il prezzo finale, attivano automaticamente il POS. Non dovessero farlo, voi fate notare che volete pagare con la carta dicendo Ja betala med kort. Ja betala med kort. Pago con carta. Se usate i contanti, di solito anche lì c'è la macchinetta che si prende automaticamente monete e bancorotte. A questo punto succederà una cosa un po' strana, cioè il cassiere vi chiederà se volete lo scontrino oppure no. È così che funziona e lo farà in diversi modi. Anche qui le due parole importanti da ricordare sono i due termini che il danese ha per dire scontrino, ricevuta. Il primo è pan e il secondo kvitsiai. Pan, kvitsiai. E come vi chiederanno poi nel concreto se volete lo scontrino, potrebbero dirvi skal du have pan me? Tutta sta frase enorme. Skal du have pan me? Eccolo qui, pan, scontrino. Altri vi chiederanno soltanto pan me? Che è una frase un po' più ellittica. Potrebbero anche chiedere invece con la parola kvitsiaen, potrebbero dire vedo hen kvitsiaen, vuoi lo scontrino? Vedo hen kvitsiaen,
oppure anche solo vi chiederanno Kvitsain, scontrino? Anche qui risponderete Jetzak, sì grazie, oppure Neizak, no grazie. Fatto questo, non vi resta che salutare il cassiere, hi hi, d'accordo? Potrebbe anche, potreste voler dire, che ne so, Hei in gu te, cioè buona giornata. Oppure se andate a fare la spesa la sera dopo il lavoro, Hei in gu aften, cioè buona serata. E con questo siete sopravvissuti alla vostra spesa in un supermercato danese. Tillykke, congratulazioni, e questo è quanto. Ha ha.